L'abbiamo sentito prima, forse riaprono le discoteche, di fatto hanno riaperto i cinema, sono riprese le produzioni e il settore si sta riprendendo alla grande, di questo parliamo. Esatto, lo facciamo con Francesco Rutelli, presidente di ANICA, l'Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche e Audiovisive, e da poche ore ce lo spiegherà anche lui, anche digitali. Rutelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da una valutazione di massima su questo. Sta effettivamente ripartendo il settore? Allora, il settore è stato fermo drammaticamente nelle sale perché non si poteva andare al cinema, e però le sale sono ripartite gradualmente e con dei risultati incoraggianti. Ricordo che dal 2 al 4 luglio chi vorrà farsi una scorpacciata di cinema troverà in molte parti d'Italia delle sale aperte per 3 giorni di fila. Sarà un esperimento interessante. Poi ci saranno le arene, ci saranno i nuovi film che arrivano e quindi il cinema in sala tornerà come era prima. Le produzioni no, sono andate benissimo prima. Ecco, lo voglio dire e voglio ringraziare i lavoratori, gli artisti, gli attori, i registi, i talenti, perché ci siamo accordati in modo costruttivo e chi ha girato per l'Italia ha visto tanti set, ha visto tanti che lavoravano per creare nuovi film, nuove serie televisive, e queste anche stanno arrivando e arriveranno. Quindi lì il lavoro c'è stato, le produzioni ci sono state e le cose sono andate avanti positivamente. Tutto nella massima sicurezza, leggevamo insomma di questi set blindati con i tamponi per tutti coloro che vi dovevano accedere, insomma, e si è sempre rispettato tutto. Dicevamo, la novità delle ultime ore è che dobbiamo cambiare un pochino la dicitura di ANICA, Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive e digitali, perché in questo anno e mezzo di pandemia è successo qualche cosa, o meglio ci si è resi conto di qualche cosa. Beh, certamente è cambiato il mondo, in male per tanti versi, in bene però, perché mi viene da dire ne restano 1000 ancora, ho ascoltato la canzone con voi e al ritmo che voi date ogni minuto della giornata, siete bravissimi. Abbiamo pensato da tempo che l'ANICA non può essere più soltanto quello che è stata nei decenni passati, e sono successe delle cose nuove e fantastiche. Cioè, noi, come ho detto prima, manteniamo il cinema, l'esperienza della sala al centro del lavoro delle aziende che producono, distribuiscono i film, delle industrie tecniche che sono importantissime, però da ieri entrano in questa storica associazione che ha più di 75 anni di vita e ha vissuto tutti i cambiamenti del cinema, quando non c'era la televisione, quando è arrivata, quando sono arrivati l'home video, i DVD, quando è arrivato lo streaming. Il mondo è cambiato. In quest'anno e mezzo, appunto, è cambiato in modo acceleratissimo, formidabile. Quindi entrano nell'ANICA Netflix, altri soggetti importanti come Team Vision, Chili, Viacom, che fanno prodotti per la rete, per il web, anche contenuti brevi. Una cosa importante, entrano in questa storica associazione coloro che producono contenuti audiovisivi brevi, sponsorizzati o no, entrano coloro che fanno realtà aumentata, le aziende del mondo che cambia. Presidente Rutelli, però insomma, abbiamo capito quanto il digitale sia una sfida e un'opportunità. Una riflessione breve in pochi secondi su alcuni però di questi colossi che da produttori diventano anche distributori, quindi si perde anche il ruolo di chi magari faceva mediazione tra questi due mondi prima, e talvolta sono colossi talmente grandi che non c'è più concorrenza. È d'accordo oppure no? Questo rischio esiste. Se arrivano delle astronavi, non c'è dubbio che una realtà produttiva come la nostra, fatta di piccole e medie aziende, rischia. Anche per questo dobbiamo aiutare le imprese italiane ad aggregarsi e quelle europee a creare dei campioni italiani ed europei capaci di portare i nostri prodotti nel mondo. Una cosa che pochi sanno: l'Italia è il paese che ha vinto più premi Oscar al mondo dopo gli Stati Uniti, e grazie ai mestieri, non solo grazie alle star che conosciamo tutti, grazie a costumisti, truccatori, agli scenografi, a quelli che fanno le luci. Siamo un paese di grandi mestieri che si deve misurare col mondo che cambia, anche facendo crescere le proprie imprese. L'artigianalità, insomma, la manualità italiana che viene riconosciuta e premiata nel mondo. Una battuta: i grandi costumisti italiani devono imparare a fare, lo stanno facendo, costumi anche per i videogiochi. Questa un mondo che cambia, sì, l'abbiamo davvero detto. Davvero, grazie al nostro ospite Francesco Rutelli, ciao, presidente di ANICA. Grazie, buona giornata. Ciao.